Dopo settimane di caos e disorganizzazione, il Belgio sta finalmente iniziando a far fronte all'enorme afflusso di profughi dall'Ucraina. Questo nuovo centro, progettato per aiutare le persone che fuggono dall'invasione russa a registrarsi per avere il sostegno del governo, è molto diverso dalla struttura precedente, che è stata rapidamente sovraccaricata. I 40 banchi di registrazione stanno lì a significare che il centro è meglio attrezzato per affrontare il flusso di persone, ma può farcela con i 200.000 rifugiati che dovrebbero arrivare in Belgio? Sì, faremo il massimo. C'è anche la mobilitazione dei cittadini, che è molto importante. FEDASIL, l'Agenzia federale per l'accoglienza, sta ancora cercando di aumentare la sua capacità di accoglienza. Il governo poi farà tutto il possibile per mettere a disposizione degli sfollati quante più infrastrutture possibile, almeno durante il periodo di durata di questa protezione temporanea. Il centro di registrazione è l'unica struttura del paese ad accogliere i rifugiati ucraini, il che significa fare una lunga attesa, in fila. Ma dopo la sua apertura iniziale, lo scorso lunedì, che ha visto code enormi, ora le cose sembrano più tranquille. Le persone provenienti dall'Ucraina, però, vogliono solo tornare a una sorta di vita normale. Siamo molto grati al popolo belga perché sono tutti così gentili e molto solidali. Speriamo che vada tutto bene, perché quando comincio a ricordare la mia casa e mio marito che è rimasto lì, inizio a piangere. Comunque, spero che vada tutto bene. Non ho idea di cosa avverrà. Ma il mio piano è registrarmi, trovare un lavoro, avere una vita normale, solo per lavorare, solo per sistemare i miei figli a scuola, per lavorare qui. Non voglio semplicemente sedermi e aspettare, perché nessuno sa quanto tempo ci vorrà. Il processo fa parte della direttiva sulla protezione temporanea dell'Unione Europea recentemente attivata, che garantisce ai rifugiati di avere accesso all'alloggio e alla possibilità di lavoro. Tutte queste cose però, che suonano molto bene, sono più facili a dirsi che a farsi.